amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Guardate che spettacolo c'è qui alle mie spalle. Sono tutte orchidee, orchidee in fiore che qui all'Orchideria di Morosolo sicuramente stanno bene, sono in ottima forma, come potete vedere, e qualche segreto c'è per poterle avere così. E oggi Giancarlo Pozzi, che è qui alle mie spalle, ci farà vedere soprattutto una delle cose fondamentali, che è la concimazione. Quindi oggi lo vedete munito di tanto di bilancia, di misurino. E cosa facciamo, Giancarlo? Sì, allora, bisogna dare un grammo di litro, ma per le falenopsi si può arrivare fino anche a 2 grammi, per cui passiamo 2 grammi in un litro d'acqua, perché passiamo solo le falenopsi, 3 grammi, per cui facciamo 1,5 litri, questo qua è 1,5 litri. Allora, quindi in questo caso usiamo il 20-20-20. Diciamo che tutti i concimi hanno 3 numeri che rappresentano le percentuali di azoto, fosforo e potassio. Il caso del 20-20-20 è 20% di azoto, 20% di fosforo e 20% di potassio. A sua volta l'azoto è diviso in 3 forme, nitrico, ammoniacale e ureico. Normalmente le piante assorbono l'azoto nitrico. L'azoto ureico, ci sono dei batteri nel terreno che trasformano l'azoto ureico prima in ammoniacale e poi in nitrico. Per cui, dando l'azoto nelle 3 forme, ammoniacale, ureico e nitrico, la pianta assorbe subito l'azoto nitrico, poi l'ammoniacale che è diventato nitrico, poi l'ureico è diventato ammoniacale e poi nitrico. Ma le piante più fitte, come le orchidee, le bromeli, le pelci, che vivono sugli alberi, che hanno le radici all'aria, e non ci sono questi batteri che trasformano l'azoto ureico in azoto nitrico. Per cui, dato che l'azoto ureico è quello più disponibile in natura, la maggior parte dell'azoto che è disponibile in natura è l'azoto ureico, le piante si sono viste passare davanti tutto questo azoto ureico, non potevano mangiarlo, per cui si sono abituate negli anni e si sono evolute per assorbire direttamente l'azoto ureico. Oh. Per cui tutte le piante pipite ci vogliono un'altissima percentuale di azoto ureico. Difatti questo qui che è il 20-20-20 c'ha, adesso qui ci vedo poco, non c'è neanche con gli occhiali, allora azoto 20%, di cui nitrico 5,2%, ammoniacale 3,9 e 10,5 ureico, perché appunto loro la maggior parte pagano azoto ureico. Poi quando uno ha poche piante va bene 20-20-20, va bene tutto l'anno, se no quelli che hanno tante piante usano il 30-10-10 in primavera per aiutare a misurare il sviluppo delle vegetazioni primaverili, il 10-30-20 per fioritura e radicazione, perché stimola la radicazione ed è utile nella fioritura, e il nitrato di calcio che va alternato agli altri. Perché il nitrato di calcio è importantissimo, perché il calcio è uno degli elementi più importanti, solo che il calcio che c'è nell'acqua è il carbonato di calcio, è quello che ha solo problemi. Le piante possono assorbire il calcio come nitrato. Adesso diluiamo il concime nell'acqua, che si diluisce istantaneamente. Fa tutto da solo. Sì, quindi. Si diluisce proprio istantaneamente. Perfetto. Così è 1,5 litri. E adesso andiamo a bagnare le piante che abbiamo, appena bagnato. Quindi si va su una pianta che è appena stata bagnata. Sì, non bisogna mai concimare la pianta asciutta. Prima si bagna e poi subito dopo si ribagna con concimi diluito nell'acqua. Praticamente la concimazione è una seconda bagnatura. Questa è quella che abbiamo bagnato 10 minuti fa. Queste abbiamo appena fatto prima un video dove abbiamo appena fatto la bagnatura, adesso andiamo a ribagnarle. Oltretutto, quando la pianta è bagnata ne basta pochissimo perché viene assorbito immediatamente, no? Mentre invece quando la pianta è asciutta la maggior parte se ne va senza acqua, così è sufficiente perché viene assorbito immediatamente. Mentre sulla pianta asciutta la maggior parte passa. Cioè noi qui abbiamo già effettuato la concimazione. Sì. Ne basta poco, cioè quando esce da sotto è sufficiente. Ah. La pianta lo assorbe immediatamente. Quindi con 1,5 litri che abbiamo fatto ne abbiamo a sufficienza. Quindi l'operazione della concimazione, che almeno il sottoscritto la vedeva anche un po', diciamo così, complicata. Diciamo che quando si ha un barattolino di concime, Giancarlo, dipende da quante piante ha, se uno 1,000 piante... Sì, beh, certo, che l'orchideria sicuramente si doterà di mastelli interi di concime, ma per noi che insomma abbiamo qualche pianta sicuramente con un barattolino di... Ecco, una cosa, dove si trovano questi concimi naturalmente? Ma questo qui, proprio questo, lo trovate da tutti i coltivatori di orchidee. Nei garden trovate un sacco di concimi, guardate bene che ci sia molto azoto ureico. Ok, perciò il consiglio di Giancarlo è di guardare proprio l'etichetta, che ci sia molto azoto ureico. Scrivetevelo. Quindi, se questi video vi sono rimasti utili per voi e per gli altri, come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù e di condividere nei social. Ciao, al prossimo video.